blog di Beppe Grillo, video passaparola settimanale, Poliziotti senza protezioni di Igor Gelarda, segretario Consap, sottotitolo Guarda il video denunce, tubercolosi più di 40 poliziotti positivi al test. Mi è dispiaciuto molto veder trattato questo argomento in questo modo, per tanti motivi, pubblici, politici e personali, perché talvolta il personale è politico. La prima cosa che voglio dire è che qualsiasi lavoratore in Italia ha diritto a poter lavorare in sicurezza, forze dell'ordine, polizia incluse, è evidente. Quindi, qualsiasi ritardo, qualsiasi carenza in termini di protezioni meccaniche, mascherine, guanti e quant'altro, è una, come dire, inefficienza dello Stato che va giustamente rimarcata, perché con poco si potrebbe fare molto, ovvero aumentare i livelli di sicurezza di questi lavoratori della Repubblica. Punto e virgola, come di qualsiasi altro lavoratore. Punto. Ad esempio, il fatto che 40 poliziotti siano positivi alla intradermo reazione di Mantoux significa che queste 40 persone sono state in contatto col bacillo di Koch o che hanno sviluppato l'infezione. Questa reazione immunitaria è estremamente comune in Italia anche nei confronti della popolazione sana, che non è entrata in contatto fino a poche settimane, mesi fa, con gli immigrati di qui sopra. Quindi il nesso di causa-effetto tra la positività al test e il contatto con gli immigrati non c'è. O comunque è molto labile e da dimostrare. Utilizzando le stesse figure retoriche, si potrebbe dire che con questo criterio, quando un cittadino milanese, romano, torinese, non so se a Torino c'è la metropolitana, chiedo scusa, fa un viaggio in metropolitana, ovviamente dovrebbe entrarci scafandrato per gli stessi motivi di contatto diretto vis-à-vis con decine, migliaia di persone assolutamente non controllate e portatori di malattie. Tant'è vero che lo stesso Gelarda sancisce un dato di fatto, un morto al giorno in Italia per tubercolosi. Cioè la tubercolosi è endemica in Italia da prima del ritorno degli immigrati e non per gli immigrati. Ovvero la malattia esiste, la morte esiste, il caso esiste e bisogna farsene una ragione, sia da cittadini che da poliziotti, fatto salvo il massimo di strumenti di tutela. Questo è assolutamente ragionevole. E poi vengono fatte una serie di valutazioni estremamente deboli sul virus Ebola, sui tempi di incubazione, sul fatto che questo potrebbe essere un rischio per gli immigrati, assolutamente sì, ne abbiamo di molto maggiore quando gli aerei in poche ore portano potenziali vettori di infezione, persone che deliberatamente vanno in Africa, tornano indietro e in poche ore potrebbero. Tant'è vero che le hostess dell'Air France hanno fatto forte pressione per interrompere i voli nelle zone di maggior diffusione del virus Ebola e così via. La tubercolosi è poi una malattia da carenza di condizioni igieniche, alimentari, da carenza di strumenti diagnostici e di terapie antibiotiche. Questo va detto. E qui parte il piccolo aspetto personale. Io sono un quasi orfano da tubercolosi. La mia famiglia negli anni 60 è stata falcidiata dalla tubercolosi, io sono quasi orfano perché per circa 30 mesi sono stato lontano da mia madre, sembra no, la storiella del libro cuore, però succedeva,
sono positivo evidentemente all'intradermo reazione di Mantua, elementare mi venne un confo così, non ho mai manifestato la tubercolosi, ma insomma è un fatto personale, cioè con i rischi, con i problemi ci si vive, è la vita. Per sua fortuna mia madre è tuttora viva, nonostante fosse stata dichiarata una dead woman, fino all'arrivo del primo ciclo di antibiotico funzionante in Italia. Questo per dire che cosa? Che bisogna comunque avere rispetto anche delle persone ammalate che, per quanto possano essere un rischio di infezione, non perdono la loro dignità di persone. E questo però lo vorrei dire non tanto al segretario del CONSAP, che ha il diritto alla tutela, ma sicuramente a Beppe Grillo, quando seleziona questo tipo di appelli di informazioni. Mi onoro del fatto di essere stato ospite di passaparola di Beppe Grillo su un argomento sulla sanità pubblica, e in quanto medico, in qualche modo come tecnico, ma soprattutto come cittadino, abilitato a parlare di queste cose. E quindi credo che l'argomento, al di là della legittima denuncia del segretario del CONSAP, avrebbe avuto bisogno di un maggiore sviluppo, di una maggior consapevolezza anche sul fronte dei diritti, non solo dei poliziotti, già citato, non solo dei cittadini italiani, ma dei cittadini del mondo che in qualche modo fuggono da morte certa, e questo va tenuto in considerazione. Ma questa è l'opinione di un cittadino, di un medico e di un sopravvissuto e costretto a vivere circondato da tubercolotici per anni, tubercolotici che stanno bene, cui voglio bene e con cui continuo a vivere fino alla fine dei loro e dei miei giorni. Detto questo, dispiace che il Movimento 5 Stelle, che guardo con una certa simpatia, non escluso anche un voto alle mie spalle, ecco, poi sull'approfondimento di certi temi si limiti allo scandalismo, all'allarme, all'insicurezza e non vada più a fondo. Io credo che ci sia bisogno di approfondire. Forse il senso di questo video è proprio quello di dare un contributo altro e oltre rispetto al primo video del segretario CONSAP, cui comunque porgo la mia solidarietà ai cittadini, lavoratori e poliziotti che si sono sentiti a rischio. Pace e bene a tutti.